No, allora, innanzitutto un punto che secondo me è abbastanza sta cominciando a emergere un po', no? dai vari interventi, che secondo me è molto interessante. Secondo me fino a qualche anno fa era necessario produrre una critica appunto del benessere come PIL, nel senso che la nostra società era probabilmente ancora molto improntata a quel tipo di mentalità in cui la crescita economica equivaleva a una crescita di benessere, benessere inteso sì, in termini un po' materialistici, nel senso non marxiano del termine, ma per esempio appunto di capacità di consumare, di avere determinati tipi di beni, eccetera eccetera. Ecco, dal mio punto di vista, secondo me questo sta cambiando, probabilmente anche con la crisi legata alla pandemia, ma probabilmente anche prima. Mi colpiva quello che diceva Alessandro prima sul discorso di Gela, no? Dove adesso, oltre a morire di cancro, si muore anche di fame. Cioè, secondo me la promessa della crescita economica come crescita di benessere sta pian piano sgretolandosi anche nella coscienza comune, se vogliamo, e quelle famose zone di sacrificio, comunque popolazioni sacrificate, mi sembrano essere sempre di più. Cioè, ormai l'aumento del PIL, l'aumento dei profitti, la produzione di profitto, gli investimenti sono sempre più e sempre più evidentemente per i pochi, e lasciano indietro intere popolazioni e sempre più strati della società, che dal mio punto di vista sta cominciando a non credere più, no, in quel tipo di modello di sviluppo. Quello che manca, secondo me, è invece una narrazione alternativa che possa che prenda piede e spazio nella società civile. E quindi, ecco, secondo me questo momento di crisi, in questo momento è rischioso, perché io sento quantomeno una grande un senso un po' di essere persi, no? Crolla quel tipo di scenario e di immaginario, però si crea un momento forse un po' caotico, un po' di vuoto da riempire forse con delle narrazioni. E ecco qui forse vengo alla risposta alla tua domanda, che cosa deve includere, diciamo, una prospettiva diversa di vita buona, ecco, che non sia più basata su quello. A me, diciamo, sembra sempre di più che ciò che la gente, anche intervistando magari soggetti con cui faccio ricerca, eccetera, che quello che emerge mi sembra essere una richiesta di cose molto basilari, che cose molto basilari della vita, molto banalmente semplici, come appunto, scusate, io continuo a fare questo esempio, ma in realtà secondo me è abbastanza centrale, che è quello del cibo. Il diritto ad avere un cibo buono, per esempio, cioè è una cosa veramente basilare, ma che ormai sta diventando sempre meno accessibile, sempre meno alla portata anche di magari di chi poteva permetterselo fino a qualche tempo fa. E ecco, mi sembra che ci sia in qualche modo un ritorno alla richiesta di un diritto di avere una vita buona anche nei suoi aspetti più concreti e più materiali, in un senso, in questo caso invece positivo, nel senso di corporei, anche legati al godimento, anche legati al tempo libero, alla qualità del tempo. Durante la pandemia e durante il lockdown sicuramente è stato un discorso estremamente elitario, estremamente borghese, se vogliamo. Chi poteva ovviamente ha fatto questo discorso, eccetera eccetera, però
c'è stata un po' questa sensazione, per chi ha potuto, di riprendersi il tempo e di quanto bello fosse riprendersi il tempo fuori da quei paradigmi appunto di produzione, di rincorsa costante alla produttività, al lavoro e al correre dentro un sistema di cui forse non si fa parte o non ci si sente parte. E allora probabilmente alcuni degli aspetti su cui lavorare per ripensare una vita buona oltre l'idea della crescita economica è proprio quello della, che poi in fondo non è neanche niente di nuovo, cioè voglio dire anche lo stesso Marx lo diceva, ma la riappropriazione del tempo probabilmente e di quelle cose che fanno parte della riproduzione della vita a un livello, se vogliamo, appunto molto basilare, ma anche molto profondo, riprendere la qualità della vita e della riproduzione della vita, riappropriarsi di questo. Ancora, diciamo, in una situazione di estrema precarietà come quella in cui siamo, lavorare su questi temi, anche su questi temi di conflitto, è anche molto difficile, perché forse tutto sommato non c'è neanche tanto più questo orizzonte della crescita e del PIL come un appunto grande immaginario di sviluppo, ma c'è la necessità di correre dentro le ruote del sistema per la gran parte dei soggetti. Quindi forse più che a livello di immaginario, su cui sicuramente c'è da lavorare, c'è anche da lavorare su che tipo di basi materiali creare per creare una vita buona per la gran parte dei soggetti. E secondo me questo è un punto che è totalmente aperto e su cui varrà la pena riflettere nei prossimi anni.